Due minorenni sono morti nell'incidente sull'autostrada A29. Un uomo che viaggiava a bordo di una BMW 320 assieme ai suoi due figli la scorsa notte ha perso il controllo del mezzo sull'autostrada all'altezza dello svincolo di Alcamo Est intorno alle 23:30. Nell'incidente il figlio di 13 anni, Francesco Provenzano, ha perso la vita, mentre il padre, Fabio Provenzano, di 34 anni, residente a Partinico, e l'altro bimbo di 10 anni sono stati ricoverati prima nel pronto soccorso di Partinico e poi trasferiti all'ospedale di Villa Sofia di Palermo, dove nel reparto di rianimazione è morto anche il piccolo Antonino Provenzano di 10 anni. Le sue condizioni erano gravissime. Il padre Fabio su Facebook aveva postato un video mentre si trovava alla guida. Si vede la sua faccia, poi tutto nero e nulla più. Sul posto sono intervenuti 4 equipaggi della polizia stradale, personale ANAS, i vigili del fuoco e del 118 che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i primi soccorsi. Al termine dei rilievi tecnici la salma del 13enne è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Alcamo.